Che è sta puzza di morto? Silenzio. A lei abita qui, Pizzuti? Sì. Cioè, al momento mi ospita la mia ex moglie. Un piccolo contenzioso col tribunale, ma in pochi giorni risolvo. Prego. Che vi avevo detto, perfetta, no? Ma c'è odore di chiusa, apriamo le finestre. No! Meglio di no. Lo sapete com'è i vicini. La gente è cattiva. Rosa, lì ci sono le tazze per il tè. Io prima di andarmene ne approfitto per prendere due camicie e qualche mutanda. Ah, Tommaso, ho lavorato un po' sul fratello ritardato. C'ho pure una seconda versione, un po' più carica. No, va bene la prima. Rosa, lei ha capito bene quello che deve fare, sì? Sì, professore. No, io non sono il professore. Oggi sono Mauro, suo marito, e lei mi deve trattare male. Ci provo, ma io non so se riesco. No, lo deve fare. Signori, io vi saluto. Le chiavi. Pizzuti, grazie, sei un grande. Prego. E adesso chi è, questore? E lo so io chi è. Questi sono i vigili. L'avrà chiamati là dei santi, sta vecchia maledetta. Tutto a posto, è Don Pietro. Ma come tutto a posto? Lei adesso che fa? Apra, non si preoccupi, ci penso io. Cosa? Permesso? Don Pietro. Salve. Benvenuto. Grazie. Le presento la mia famiglia. Allora, lei è mia moglie Rosa. Salve. E mio fratello Gianni. Sì. E lui è... Piacere Pizzuti, sono il cognato. Ah, molto lieto. Signora, mi sono permesso un piccolo omaggio floreale. Grazie. Hai visto? Impara. Non mi regala mai niente sto stronzo. Ah. Prego, ragazzi. Gianni! Accomodiamoci. Allora, Gianni, come va? Bene, bene. Ma quant'è che stai così? Ci ha perdonato. Anche se ultimamente noto dei miglioramenti. Un biscottino? No, grazie, signora. E certo, e lì basta che mangi il maiale. No, signora, la violenza non è mai pagata. Ah, mi scusi, un momento di nervosismo. Ma Gianni non beve? Ci penso io. Bevi, bevi, caro, bevi. Non mi sa che è un po' caldo. Professore, come sta andando? Bene, magari un po' meno. Allora, io sono molto contento di essere qui oggi e di fare la vostra conoscenza perché Mauro mi ha parlato tanto di voi. So che è un momento difficile, però dato che Mauro è un bravo ragazzo, sono convinto che con l'aiuto del Signore riusciremo a trovargli un bel lavoro. Ma quale lavoro? Questo non c'ha voglia di fare un cazzo! Basta, signore! Amore. E c'hai ragione, sta proprio inguaiato. Senti, Pietro, io te lo ribadisco. Se hai qualcosa per le mani, anche di legale, dico. Ma ancora questa storia, so prete. Ho capito che sei prete. Però quanti preti, poi, no? Ma quanti preti che... Vatta a riposare, che sei stanco, su. Senti, io mo me ne devo andare, che c'ho un impegno. Tu però mi devi fare un favore. Quando ti senti giù, che proprio non sai dove andare a sbattere la testa. Prego. No, chiama. Chiamami, a qualunque ora io ci sto sempre per te, capito? Tu non devi mai perdere la speranza, eh? Va bene. Ciao. Ciao. Carlo, andrai in camera? Grazie. Bentornato. Mi sei mancato. Anche tu. Senti, papà, ti volevo presentare un mio amico. Lui è il famoso Don Pietro di cui ti avevo parlato. E lui è mio padre, Tommaso. Salve. Tommaso. Secondo me c'è più la faccia da Mauro.
Non capisco. No, è che a Don Pietro piace sempre scherzare. Mi sa pure a tuo padre. No, ma anche papà è serissimo. Pensa che è un famoso cardiochirurgo. Ah, quindi guadagni anche un sacco di soldi. C'è molta crisi anche nel settore medico. Vabbè, papà, posso finire di parlare un attimo con Don Pietro? Come no, certamente. Sì, anch'io ho ancora tante cose da raccontare ad Andrea. Magari gli può dire la prossima volta. No, non posso. Devo farlo adesso. Poi tu c'hai tanto da fare, sei cardiochirurgo. Posso portare qualcosa di fresco? Non c'è bisogno. Un chinotto. Ci penso io, non ti preoccupare. Vai, vai. Ci penso io. Grazie. Tommaso, senti, adesso però mi devi aiutare tu, eh. Cioè io con Bianca non so più che fa. Questa cosa del cattolicesimo gli è completamente partita la testa, mo si è fissata che non possiamo avere rapporti se non sono per scopi procreativi. Ma dai, ma te immagini? Ma come faccio? Ma io ho proprio bisogno fisicamente, proprio una cosa... Allora ho pensato, magari se ci parli tu. No, non ti preoccupare, faccio da solo. Eh? Che dici, ci parli? Ciao. E dai, chi ti ha già consente? Ma che bella casa! Ma che c'è, ti senti male?